carriera allenatore con la Salernitana con l'obiettivo di vincere la Champions League nel minor tempo possibile. Tutto questo però rispettando queste nuove regole che abbiamo introdotto, soprattutto l'ultima, la quarta, quella relativa al mercato bloccato. Che cosa vuol dire? Che una volta preso un giocatore, quel giocatore non può essere più cambiato. Prima di iniziare però, io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questo progettino e soprattutto qui sotto nei commenti scrivetemi la prossima squadra che volete vedere. Detto questo, non perdiamo tempo, iniziamo subito a lavorare su questa Salernitana. Allora, prima cosa, ho studiato un po' la formazione e ho individuato diversi giocatori che possono restare fino al termine del progetto. Sono quattro le bandiere, sono quattro i giocatori che dobbiamo tenere per forza e io ho individuato 5 possibili bandiere. Partiamo dalla difesa. Abbiamo Ferrari 64, 18 anni, con un super potenziale, può usufruire del baghettino del cambio ruolo e quindi secondo me ha buone possibilità di diventare uno dei terzini sinistri più forti del mondo. Stesso discorso per Zanoli, leggermente più vecchio tra virgolette, ha 22 anni, 4 anni in più, però parte anche da un overall maggiore, 72. Anche Pirola non è male, 21 anni, 71, ottimo potenziale. A destra ho riscattato Vignato, che fa l'upgrade, si è messo a D diventando un 73, e poi c'è Dia, che anche lui, signori, secondo me, se azzecca la crescita, potrebbe sorprenderci. E infatti è per questo motivo che ho individuato 5 bandiere, perché su Dia c'è il punto interrogativo e quindi mi sono cautelato individuandone un altro. Il budget che abbiamo a disposizione non è altissimo, sono 12 milioni, questo perché ho già speso qualche milioncino per il riscatto di Zanoli e di Vignano. Possiamo però effettuare tutto il calciomercato in uscita e allora, signori, partiamo proprio da questo, ci vediamo direttamente però con l'inizio del calciomercato in entrata. Calciomercato in uscita terminato con un budget totale di 68 milioni e adesso sì che ci possiamo divertire con il calciomercato in entrata. Partiamo dal portiere. Abbiamo bisogno di un super giocatore giovane, forte, che prenderà il posto di Ochoa, che ha 38 anni e ormai non si regge più in piedi. Ho individuato un super portiere, Álvaro Baez. Ho un vuoto di memoria. Questo giocatore o non l'ho mai preso oppure l'ho preso tipo nel video di ieri, non mi ricordo, quindi vi chiedo scusa, metto le mani avanti. Però forse no, perché ha 26 anni, quindi non è giovanissimo. Però visto che i portieri sono sempre gli stessi, cerchiamo di variare un po' e di andare su un giocatore diverso. Tra l'altro i portieri calano più tardi dei giocatori di movimento, quindi se con la Salernitana ipotizziamo 6-7 stagioni per vincere la Champions League, il nostro Baez riesce ad arrivare a 32-33 anni senza calare, quindi secondo me è il colpo giusto. Ha una clausola di 57 milioni che noi ovviamente non paghiamo e tra l'altro ha anche il contratto in scadenza, dovrebbe costare circa 26 milioni, io provo con 24, vediamo un po' che cosa ci dicono, che ne vogliono 25.1 a fare fatto. Il secondo giocatore che voglio acquistare è gioca nell'Eintracht di Francoforte, si chiama William Paco, difensore centrale, viene dall'Ecuador, è un pischello molto 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 interessante che se non erro non ho mai acquistato. Dovrebbe costare anche lui circa 26 milioni, non è scadenza, quindi faccio provo con 27, vediamo un po' che cosa ci dicono davanti a questa offerta che ne vogliono addirittura 39.9. Allora, mi sembra una cifra abbastanza alta, sono sincero, purtroppo non ho contropartite da mettere e vediamo un po' che cosa ci dicono con 28 più una clausola del 25%. Mi piacerebbe fare anche un altro colpo che forse avete già intravisto prima nell'ammercato, 33.2 con la tensione arancione. Ora già mi piace questa offerta così, potremmo accettare, provo con 30 più clausola del 25% e chi si è visto si è visto. Bravi, bravi, grazie, 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 bella trattativa. Abbiamo fatto un duello mentale perché loro il prezzo iniziale veramente era elevato, era tutta una finta per provocarci, noi però non siamo caduti nel tranello. Il terzo giocatore, il terzo e ultimo acquisto che voglio fare è proprio lui, signori, Justin Diehl. Ha una clausola di 5.6 milioni, tedesco, è una T, gioca nel Colonia. Trattiamo subito con la squadra, non voglio pagare la clausola rescissoria perché dovrebbe costare circa 2 milioni e mezzo e quindi cerchiamo di risparmiare qualcosina, anche perché devo fare ancora tutti gli obiettivi e mandare i vari osservatori, quindi non voglio chiudere a zero. Per 2.5 loro dicono di sì, molto bene. A questo punto direi
che siamo pronti per effettuare il primo recapino. Questa è la squadretta con Valles che è un 82, Paco un 78, l'attaccante invece è solo un 66, ma non vi preoccupate perché ha un super potenziale. Tra l'altro Vignato ci mette ancora 10 settimane per diventare un AD, quindi è per questo motivo che è il punto esclamativo. Per quanto riguarda invece Koulibaly, purtroppo non siamo riusciti a sostituirlo e Candreva si vuole ritirare, di conseguenza non si può svincolare, ha il ruolo cruciale. Se l'avessimo messo in panchina ci avrebbe fatto esonerare, quindi l'abbiamo confermato almeno per la prima annata. Non ci resta a questo punto che simulare, abbiamo l'obiettivo di terminare addirittura a metà classifica e proviamoci, simuliamo fino al 31. Siamo quasi arrivati al termine della prima stagione, stiamo andando discretamente bene, 3 vittorie consecutive, Fiorentina, Frosinone e Atalanta. Con la Juventus perdiamo 3-1, ma ci sta a perdere con la Juve, non siamo ancora a quel livello. Battiamo il Verona 3-2 e chiudiamo la prima stagione in trasferta contro il Milan con un pareggio che me lo prendo tutto, 1-1. Bene, molto bene signori, barretta addirittura su eccellente. Andiamo subito a vedere la classifica perché al primo anno siamo noni, esattamente a metà classifica. Obiettivo raggiunto con il nostro attaccante Diel che è salito a 71, il portiere Valles 84, Paco 82. I nostri tre acquisti stanno ingranando, stanno crescendo, anche Koulibaly al centrocampo era il punto debole, da 68 è passato però a 72, diventando comunque un giocatore su cui puntare, almeno nel corso di quest'annata è stato un giocatore valido, un giocatore sufficiente. A destra Vignato è salito a 78, bene anche i due terzini, Ferrari 71, Zanoli 79. Per quanto riguarda le statistiche, Dia ne fa 22, io lo sapevo che Dia aveva qualcosa da dare a questa Salernitana, lo sapevo. Non sta crescendo però tantissimo, nonostante i 22 gol segnati, ha fatto solo più uno. Lui non ha un discreto potenziale, però non è neanche vecchissimo, è a 27 anni. Vediamo come se la cava nelle prossime stagioni, sapendo che comunque se lo vendiamo abbiamo già altre 4 bandiere. Quindi stiamo tranquilli. Abbiamo pensato ad ogni cosa. Simuliamo l'ultimo mese e iniziamo ufficialmente la seconda stagione. Seconda stagione appena iniziata con un budget di 35 milioni. Allora, Candreva si è ritirato, quindi partiamo dall'esterno sinistro o dall'ala sinistra. Abbiamo una doppia possibilità di acquisto e voglio andare su un giocatore molto interessante che si chiama Minté, gioca nel Newcastle, è un giocatore veramente buono ed era nel mio taccuino anche per le carriere delle 19, le carriere dove andiamo effettivamente a giocare tutte le partite. È un giocatore secondo me strabuggato perché è velocissimo, ha tipo 92 di velocità, 92 di accelerazione, veramente forte. Ve lo consiglio se state facendo una carriera, però attenzione perché al primo anno non potete prenderlo perché è in prestito, al secondo invece si può prendere. Mettiamo Gregorio Salvati come contropartita per sapere il prezzo, vogliono solo 4.2 milioni e più una clausola del 10%, io ci sto. Per quanto riguarda il secondo colpo voglio andare su Ardon Yashari, gioca nel Lucerna, è un giocatore veramente molto molto importante, 21 anni, svizzero, nasce come mediano, nasce come CDC ma fa l'upgrade di 1/2 se messo centrocampista centrale, che è proprio il ruolo che ci serve. Addirittura non funziona però il bug del cambio ruolo, porca vacca, cioè il banchettino del portiere volevo dire, e quindi niente, riproviamoci di nuovo, sono passati 7 giorni. Se non funziona però il banchettino come facciamo? È una bella domanda. Costa 5 milioni e mezzo alla prima stagione, quanto costerà la seconda? Boh, lui cresce quindi effettivamente potrebbe costare tanto. Provo con 7 milioni, 13.1, meno male che non si sono arrabbiati perché ci hanno praticamente fatto una controfferta che è il doppio dell'offerta che noi abbiamo fatto. Provo con 10 milioni più una clausola del 20%, 13.1, sono fissi su questa cifra. Provo con 12.1 più clausola del 20, 12.6 tensione rossa, siamo costretti ad accettare. Gli ultimi milioncini a disposizione li ho utilizzati per effettuare tutti i rinnovi e per completare gli obiettivi. Questa è la squadretta che abbiamo davanti, con Yashari che è un 75 ma diventa un 76, 2 settimane e cambia posizione, e Minté che è un 72. Per il resto la squadra è veramente molto interessante, con DA 84, Vignato 79, il nostro Valles 84. Sono veramente contento, la squadra che ho davanti mi piace veramente tanto e di conseguenza sono felice. Simuliamo quindi fino alla fine della stagione, visto che non abbiamo ancora competizioni europee. In campionato stiamo
stiamo letteralmente volando. E adesso che ho parlato, perdiamo 3-0 con l'Inter. Giusto, giustissimo. Tra l'altro non ve l'ho detto prima, ma l'obiettivo era quello di centrare la qualificazione a una competizione europea. Quindi obiettivo veramente molto complicato, visto che siamo con la Salernitana e siamo solo alla seconda stagione. Però secondo me il percorso potrebbe essere verso quella direzione. 3 vittorie consecutive, Torino, Udinese e Genoa. Chiudiamo contro il Sassuolo vincendo 5-2. Quindi chiudiamo la stagione con 4 vittorie su 4. Allora, piccolo pronostico: per me in Europa League ci siamo al 100%, ma occhio anche alla Champions League, che sarebbe qualcosa di clamoroso. Cioè, Champions League alla seconda stagione con la Salernitana. Vediamo la classifica: sesti con 74. Va bene, ci prendiamo l'Europa League, ma non siamo arrivati poi così tanto lontani dal piazzamento Champions, perché la Juventus è a 79, solo 5 punti di distacco, che non sono tanti, anzi sono pochi. La rosa è questa qui, con DA 85, il nostro DL 78, Minte 81, Vignato 81, Yashari 79, molto bene Paco 84, bene anche Valles 86. Guardiamo rapidamente le statistiche, perché il capocannoniere è ancora una volta DA, che cresce di 2, è un 85, Vignato cresce di 2, Vignato però devi darti una mossa, cavolo, non a livello realizzativo ma a livello di crescita. Non puoi fare solo più 2, tu che hai a disposizione il baghettino del cambio ruolo. Bravo anche Maggiore, cresce poco però, solo 1. Il nostro DL invece cresce di 6. Bravo, bravo, bravo. Non ci resta a questo punto quindi che skippare l'ultimo mese, quello di giugno, e iniziare ufficialmente la terza stagione, la prima in Europa League. Terza stagione appena iniziata, con un budget di 75 milioni, un budget veramente molto importante. E questo budget lo voglio investire per un centrocampista centrale. Voglio cambiare Maggiore. Mi dispiace per lui, ha reso comunque anche abbastanza bene, ha segnato tanto, ha fatto tanti assist, però qualcuno bisogna mandarlo via. Pirola ha 23 anni ed è un 80, ha comunque più uno di overall, ha un potenziale più alto rispetto a Maggiore, e tra l'altro l'avevo anche considerata, diciamo, l'avevo considerato come possibile capitano, bandiera, questa formazione. Maggiore invece no. Il primo giocatore della mia lista è Pablo Barrios. Non sappiamo niente su di lui, non ha neanche la clausola rescissoria, di solito in Liga li hanno, questa volta no. Provo quindi con il portiere Salvati come contropartita per sapere il prezzo. Vogliono 52 milioni. Allora, provo a calare un pochettino, provo con 46 più clausola, non 100, non 100, che sennò qua andiamo in bancarotta. Provo con 46 più clausola del 25%, che cosa ci dicono? 52.3. Io accetto perché la tensione è alta, e anche perché non possiamo fare più nessun altro acquisto, quindi risparmiare quei 2-3 milioni in realtà non ci serve a niente. Tutti gli obiettivi sono stati completati, ho fatto anche tutti quanti i rinnovi, e questa, signori, è la squadretta pronta per la terza simulata, la prima in Europa League. La società però ci chiede di arrivare in Champions, quindi dobbiamo chiudere in top 4 in campionato. Non sarà facile, ma visto che siamo in Europa League, ci fermiamo questa volta a gennaio per fare un mini recapino di 20 secondi e per capire più o meno come stiamo andando. Siamo arrivati proprio in questo istante a metà stagione, subito dopo una super vittoria contro la Juventus 2-1. Andiamo però a fare rapidamente un recapino, perché in campionato siamo quarti con 38 punti, quindi guardate quanto distacco tra la quarta e la quinta. Se tutto va come deve andare, in teoria ci sono buone possibilità quindi di raggiungere l'obiettivo stagionale. Per quanto riguarda invece l'Europa League, andiamo subito a vedere il nostro girone, perché siamo passati come primi, quindi skippiamo il turno preliminare, andiamo direttamente agli ottavi. Molto bene, questa squadra sembra rendere molto in game. Sono contento perché è anche bellissima da vedere. Ripeto quello che ho detto prima, tanti giocatori interessanti, tanti giocatori che mi piacciono. Non ci resta a questo punto che simulare tutto, ci vediamo direttamente il 31 maggio 2026, ma le partite quelle più importanti, ovvero quelle di Europa League, le commentiamo insieme. Salernitana-Juventus agli ottavi di Europa League, clamoroso! Finisce 2-1 per noi a Torino, e dopo la partita di ritorno il totale è 4-1, 4-1 è finita, la Juventus è a casa, e ne va a casa. Ma che cosa stiamo combinando, ragazzi? Questa Salernitana è scatenata. Semifinale anche di Coppa Italia contro il Monza, vinciamo 3-2 la partita di andata, becchiamo adesso il Ren, 2-1 all'andata, attenzione, il totale è 3-2, siamo anche in semifinale di Europa League con il Monza, 6-2, becchiamo il Milan, ragazzi, il Milan, più squadre italiane beccate che squadre straniere, 3-2 ragazzi, 3-2 però per il Milan, il totale 4-3, rimontato il Milan, incredibile, finale di Coppa Italia vinta 2-1, finale di Europa League, la vediamo qui, non tocco nulla, non tocco nulla contro l'Atletico Madrid, no, 4-1 ai rigori, non ci credo, ragazzi.
ragazzi, non ci sto credendo. Ma che cammino stratosferico stiamo facendo con questa Salernitana? Uno dei video più belli di tutto, di tutta la serie, di tutto il Road to Champions. Pazzesco. Poteva essere vittoria dell'Europa League con la possibilità poi anche di giocare la Supercoppa Europea nella quarta stagione. Andiamo a vedere la classifica, perché in campionato siamo terzi con 76 punti. Molto bene, quindi obiettivo stagionale raggiunto. Siamo in Champions League con una squadra che sta letteralmente volando. Dia è arrivato ad 88. Che cosa vi ho detto io su Dia, signori? Cioè, incredibile. L'ho detto all'inizio di questa serie, all'inizio di questo video, anzi, volevo dire. Mamma mia, 88. Ancora una volta capocannoniere, immagino, con 28 gol. Sempre capocannoniere, 28 gol e 12 assist. Bravissimo anche DL, Justin DL, che cresce di 7 a un 85. Barrios 12-13, Vignato 11-13 e anche Minte, che fa 0 assist ma fa 10 gol e cresce di 7. Ebbene, anche Ferrari. Che cosa vi ho detto io su Ferrari all'inizio? Occhio, perché potrebbe diventare uno dei terzini sinistri più forti del mondo. Ha 21 anni, è un 82, ha fatto 6 gol e 4 assist, che sono tanti per un terzino. Bravo, sono stra contento. Adesso diventa difficile riuscire a cambiare questa squadra, cioè a sostituire qualcuno. Abbiamo comunque l'obbligo delle 4 bandiere e l'obbligo di non cambiare nessuno dei giocatori che abbiamo acquistato. E con questo video capite proprio effettivamente il motivo di questa nuova regola, che cambia effettivamente tutto. Perché nelle regole vecchie, con le regole vecchie anzi, l'obiettivo era quello di vincere il prima possibile. Quindi se l'anno prossimo abbiamo un budget per assurdo di 250 milioni, siamo costretti a cambiare magari, non lo so, DA per prendere Alan. Ma noi non lo vogliamo fare. In questo caso, vabbè, DA è una bandiera. Però faccio l'esempio opposto: cambiare DL per prendere Osimhen, ok? Ma no, bisogna continuare con lui. E secondo me questa regola ci aiuta proprio per avere squadre molto più esotiche rispetto alle classiche che abbiamo sempre. Quarta stagione appena iniziata con un budget di 117 milioni. Mi sono appena reso conto che possiamo effettuare l'ultimo acquisto della carriera, perché come ho detto prima, i giocatori già presi non si possono cambiare e abbiamo l'obbligo delle 4 bandiere. Noi in questo momento di bandiere ne abbiamo 5: Dia, Vignato, Zanoli, Pirola e Ferrari. Quindi possiamo cambiare uno tra questi 5. Vignato, Zanoli e Ferrari non si toccano perché crescono ancora. Dia è un po' vecchiotto, ma comunque avete visto che sta rendendo bene ed è anche un 88. Quindi l'unico che resta è Pirola. Prendiamo un difensore centrale forte, forte, forte. E poi a livello di calciomercato in entrata abbiamo terminato. E io sono contento perché la squadra, ripeto, mi piace tantissimo. Voglio andare su un colpo abbastanza scontato, ma è l'unico colpo scontato che faremo, ovvero Giorgio Scalvini. Perché voglio prendere lui? Perché la società ci chiede anche di prendere un giocatore che ha la stessa nazionalità del club. Di conseguenza facciamo uno più uno che fa 3. Io ho studiato, quindi lo so. E andiamo subito su Giorgino Scalvini. Mettiamo il portiere come contropartita. Salvati, vediamo un po' che cosa ci dicono. 37 milioni, sono anche poche effettivamente. Però Giorgio Scalvini ha un super potenziale, quindi possiamo tranquillamente accettare. Tra l'altro occhio, perché spenderemo circa 40 milioni per effettuare tutti i rinnovi, perché ci sono tantissimi giocatori che sono cresciuti anche di 2, di 3, di 4 e di conseguenza vogliono un aumento importante di stipendio. Ed eccolo qui, signori, Giorgio Scalvini è un 81, è solo tra virgolette un 81, quindi in realtà il nostro Pirola sarebbe più forte. Ma Pirola quanti anni ha? 24. E ovviamente Scalvini ha un potenziale molto 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 più grande. Non possiamo fare più niente, quindi a livello di calciomercato utilizziamo gli ultimi soldi, come ho detto prima, per fare i rinnovi. Ho 74 milioni, facciamo un gioco. Rinnovo tutti i contratti e vi faccio vedere effettivamente quanti soldi si spendono per rinnovare tutti i giocatori. Tutti i rinnovi sono stati fatti e il budget, dai, pensavo peggio. Pensavo peggio, dai, solo 25 milioni più o meno spesi, pensavo peggio. Alla fine i giocatori si sono comportati bene, ecco, non mi hanno chiesto degli stipendi allucinanti. Ho fatto comunque ogni cosa, questa qui è la squadretta con Scalvini messo titolare 81. Andiamo giusto a vedere gli obiettivi per capire che cosa ci chiede la società. Vinci il campionato, raggiungi i quarti di finale di Coppa Italia e raggiungi i quarti di finale di Champions League, va bene. Non ci resta a questo punto che skippare. Fino a gennaio abbiamo il primo vero match point. E tra l'altro c'è anche la Supercoppa Italiana, semifinale contro il Napoli. Se vinciamo la Champions League al primo tentativo, cosa impossibile, ma se la vinciamo facciamo effettivamente forse il miglior percorso della vita, non della serie, della vita. Per la prima volta in questa carriera devo dire che stiamo leggermente faticando.
calando. Doppio pareggio consecutivo, Monza e Borussia Dortmund, una barretta che sta calando anche in maniera abbastanza importante. Mi sa che non siamo riusciti a passare il girone di Champions League e questo potrebbe essere un grande problema. Simuliamo la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, perdiamo 3-1. Vabbè, chi se ne frega della Supercoppa in questa serie. Voglio vedere un attimo la classifica perché in questo momento siamo dodicesimi. Ecco perché si è fatto male il portiere, no! Non ci credo! Ragazzi, ecco perché! Ti prego, Valles, dimmi che è un infortunio da poco. 2 settimane si è rotto il crociato, cioè praticamente ha saltato tutto il girone di andata. Ritornerà tra 2 settimane, incredibile, stiamo giocando con Gregorio Salvati. Clamoroso! Solo un infortunio poteva fermare questa squadra. Ecco perché stiamo andando così male. Assurdo. Per quanto riguarda invece la Champions League, nel girone siamo arrivati ultimi, il che è un bene. Tra l'altro un girone veramente facile, quindi si poteva passare se solo non si fosse fatto male il portiere. Che peccato ragazzi, veramente, che peccato. Comunque 2 settimane e ritornerà. Ci possiamo concentrare solo sul campionato. Abbiamo praticamente buttato una stagione per colpa dell'infortunio. Speriamo di confermare almeno il piazzamento Champions. È praticamente impossibile, ma se non arriviamo in top 4 ne perdiamo 2 di anni. Il Milan ha 36 punti, noi ne abbiamo 21, una partita in meno, quindi se la vinciamo andiamo a 24, ma sono comunque più di 10 punti da recuperare. E poi tra l'altro il Milan deve anche giocare, quindi in realtà non abbiamo una partita in più, in meno. Mamma mia ragazzi, mamma mia, che disastro. Che disastro! Abbiamo fatto un girone di ritorno clamoroso. Allora, io la butto lì, semifinale con l'Inter 3-2, siamo in finale di Coppa Italia. Io la butto lì, senza l'infortunio del portiere, noi questa Champions League ce la portavamo a casa. Io, ragazzi, la butto lì, secondo me questa squadra ce la poteva fare. Perdiamo la finale di Coppa Italia comunque con il Milan 3-2 e chiudiamo battendo il Verona 4-1. Abbiamo chiuso il campionato con tante vittorie, peccato per quella sconfitta con l'Empoli 3-1. Andiamo subito a vedere la classifica, ottavi con 62 punti. Fuori da tutto, purtroppo per colpa dell'infortunio del nostro Valles, che tra l'altro nonostante il crociato rotto è arrivato a 88. Questo vuol dire che senza crociato, cioè nel senso che senza l'infortunio era già 90. Giusto per mettere i puntini su lei. Abbiamo buttato non solo questa stagione, ma anche quella dopo, perché non siamo in Champions e quindi non possiamo vincerla, non possiamo neanche fare calciomercato, perché ripeto, non possiamo cambiare nessuno di questa formazione. Purtroppo il destino ragazzi, solo il destino, solo il fato poteva battere questa stagione. Salernitana. Capocannoniere di questa quarta stagione, il nostro DA, che tra l'altro è arrivato a 90 e ha fatto 27 gol. 23 gol per DL, che è un 91, ha fatto più 6. Mintei ha fatto più 2. Barrios più 3, un 88. Yashari 8-9, Vignato 7-6, cresce di 3. Va bene, la squadra, ripeto, è molto bella. È molto 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 bella. L'infortunio ci ha purtroppo distrutti. Quinta stagione appena iniziata, questa è quella squadretta. Come ho detto prima, non possiamo fare assolutamente nulla. Non abbiamo neanche una competizione europea. Anzi no, colpo di scena, c'è la Conference League, era meglio non averla, cavolo. C'è la Conference League con l'obiettivo di raggiungere i quarti di finale di Coppa Italia e quello di raggiungere ovviamente la Champions League. Ci sta, va bene. Secondo me senza Conference e solo con il campionato si poteva anche vincere, ecco, lo scudetto. Però la Conference è una competizione che ci toglie tante energie, quindi qualcosina possiamo perdere. Simuliamo fino a gennaio, ma sì dai, simuliamo fino a gennaio, facciamo un ricappino di 20 secondi. Così ci guardiamo anche la Supercoppa, che tanto perderemo di nuovo, però per dovere di cronaca guardiamola. 1 gennaio 2028, Supercoppa contro il Napoli. Oh, incredibile, abbiamo vinto la semifinale con la Juventus, incredibile, vittoria della Supercoppa italiana. E allora vuol dire che questo è l'anno buono. Andiamo a vedere la classifica, perché in questo momento siamo terzi con 37 punti, una partita in meno, quindi vincendo siamo praticamente a meno 1 dalla Roma, prima con 41 punti. La squadra è questa qui. Guardiamo per sfizio anche la Conference League. Non siamo purtroppo, anzi no, non siamo per fortuna ai sedicesimi, perché siamo già agli ottavi avendo vinto il girone. Non lo controlliamo, ma so che l'abbiamo vinto, sono fiducioso. Andiamo, becchiamo la Fiorentina in Conference League, 2-1 la partita di andata. Il totale dopo il ritorno è 5-2, quindi passiamo agli ottavi e siamo ai quarti. Abbiamo beccato in Europa League Juventus e Milan, in Conference League invece la Fiorentina, tutte italiane. Tra l'altro in campionato stiamo letteralmente volando. Becchiamo la Real Sociedad, porca miseria, 2-2 in Spagna.
Bologna, quindi si deciderà tutto in casa ed è 6-3. Una Conference League abbastanza complicata, attenzione. Semifinale, signori, contro il Genk, 1-1 all'andata, il totale 4-2. Siamo in finale di Conference League, non siamo in finale di Coppa Italia perché siamo stati eliminati ai quarti dal Napoli. Poco importa però, siamo in finale di Conference League contro il Wolverhampton. Ci fermiamo il 21, andiamo direttamente a giugno e la finale la vinciamo 4-1. Quindi concludiamo questa quinta stagione con una Supercoppa Italiana, una Conference League e... Porca miseria, ero convinto di averlo vinto il campionato. Porca vacca. Vabbè, non fa niente. Conference League e Supercoppa Italiana. Due titoli, quindi saliamo a quota 3. DL è un 96. Mamma mia, ragazzi. Ma quanto cavolo sta crescendo? DA è un 92 e cresce di 2 anche a 31 anni. DL cresce di 5. Ragazzi, io poche volte in vita mia ho visto una crescita così rapida di un giocatore che è già arrivato però al 91-92. Cioè, signori, fare più 5 a questo livello è veramente tanto, eh. Tra l'altro, in 42 settimane diventa un 97, ora, cioè nel senso non farà più 5, più 4 nella prossima stagione. Però, tanta roba, cavolo, tanta roba. Anche il nostro portiere Valles è un 89, nonostante la rottura del crociato, ha fatto più 1 a 30 anni, anche lui dovrebbe fare più 1 in 44 settimane. Va bene, allora signori, non ci resta che skippare l'ultimo mese e quindi iniziare ufficialmente la sesta stagione, che in teoria dovrebbe essere quella buona, quella valida per la Champions League. Sesta stagione appena iniziata, praticamente tutta la squadra è in nazionale tranne 4 giocatori: Paco, Yashari, Minte e Dia. L'obiettivo che ci impone la società è quello di vincere il campionato, raggiungere le semifinali di Coppa Italia e raggiungere la finale di Champions League. Però con priorità bassa, per noi invece è la priorità massima, visto che questa squadra merita, signori, un punteggio, merita di finire con un punteggio bello, ecco. Simuliamo fino a gennaio per fare il recapino del girone di Champions, sperando che questa volta il nostro portiere non si fa male. Ci fermiamo leggermente prima perché c'è la Supercoppa contro la Juventus il 29 dicembre. Skippiamo fino al 6, con la Juventus vinciamo 2-1, la finalissima contro il Milan la vinciamo 4-2 rigori, quindi sono 4 i titoli portati a casa. Siamo anche agli ottavi di Champions League, dove becchiamo il Newcastle. In campionato invece siamo primi con 40 punti. Signori, questo è l'anno in cui dobbiamo vincere tutto, con DL 97. Mamma mia, ma quanto è bella sta squadra, ragazzi. Guardatela, guardatela, quanto è bella. Ci stiamo avvicinando alla partita di andata contro il Newcastle in Inghilterra. Finisce 3-1. Mamma mia, signori, 3-1 secco in casa del Newcastle. Tra l'altro siamo anche in semifinale di Coppa Italia, se non ho visto male. Abbiamo battuto la Lazio tipo 4-0 ai quarti, 5-2 il totale, siamo ai quarti di Champions League. Becchiamo il Milan, attenzione, Milan a San Siro è 3-1, non ce n'è per nessuno, porca miseria. 6-2, siamo in semifinale, anche di Coppa Italia contro la Juventus. E ora c'è il Bayern Monaco, 7-1 alla Juve, ragazzi, 7-1 alla Juventus, 1-1 al Bayern. Per favore, non crolliamo qui. 4-2, finale di Champions, finale di Coppa Italia persa 1-0. E la finale di Champions è contro l'Inter. Signori, Inter Salernitana, finale di Champions del 2029. La squadretta è pronta, questa volta nessuno si è fatto male. Abbiamo tutti i giocatori sopra il 90 praticamente. Sì, in realtà ci sono degli 87-89, ma ci sono anche dei 97. Cioè la media sarà 92-93, qualcosa di micidiale. Non ci resta che andare quindi direttamente al risultato. Il campionato, intanto qui l'Inter con Mukoko e Lautaro, tanta roba, tanta roba. C'è anche Donnarumma, no, ma come? Il traditore, raga, traditore, doppio traditore Donnarumma, incredibile, all'Inter. Non si può vedere, ma in che senso? Andiamo comunque al risultato. La finale la vinciamo noi 3-0, mamma mia, signori. Minte, Barrios e Dia. Allora, io vi faccio una domanda, e se siete arrivati fino a questo punto del video mi dovete rispondere qui sotto nei commenti. Secondo voi questo è il migliore episodio di tutta la serie? Secondo me sì. Secondo me sì, raga. Secondo me sì. Una squadra bellissima, una squadra veramente straordinaria, con tutti i giocatori esotici, forse a parte Scalvini, che poi è il più scarso, poi tutti gli altri, forse anche Barrios, poi tutti gli altri sono giocatori che non abbiamo mai preso o su cui non abbiamo mai puntato, come Minté 94, DL, che sinceramente non lo conoscevo ed è arrivato a 97.
97, Dia 91, Vignato 92, ovviamente lo conosciamo, però arrivare a 92, cioè, è tanta roba. Ferrari 89, Zanoni 90, Paco il capitano 89, Valles il primo acquisto. Cioè, ragazzi, ripeto, secondo me questo è stato il miglior episodio del Road to Champions. Peccato solo per l'infortunio di Valles in quella stagione, che ci ha fatto perdere purtroppo la possibilità di giocarci la Champions League prima. Però vabbè, purtroppo, ripeto, solo il fato poteva battere questa squadra. Per non farci mancare niente, anche campionato vinto. Aggiorniamo quindi anche il contatore dei trofei, perché sono 3. Abbiamo vinto campionato, Champions League e Supercoppa italiana. Saliamo quindi a quota 6, 6 titoli in 6 stagioni, più ovviamente la Champions League. Io vi saluto e vi ringrazio, qui da una super Salernitana è tutto, ci vediamo domani, bella!